Le 8:27, buongiorno dalla TG2000, edizione Flash. La morte di Prigozhin, nuove conferme da Mosca sulla presenza del leader della brigata Wagner a bordo del jet precipitato nella Russia centrale, insieme a lui anche il suo braccio destro e capo militare dei mercenari Utkin. L'assassinio avrà conseguenze disastrose, scrive il canale Telegram Grey Zone, affiliato al gruppo Wagner. L'incidente alle 18:40 di ieri, ora di Mosca. Niente accade in Russia senza che ci sia dietro Putin, ma non so molto al riguardo. Il primo commento di Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, il consigliere di Zelensky, Mikhailo Podolyak, Prigozhin ha firmato una condanna a morte nel momento in cui ha creduto alle strane garanzie di Lukashenko e nella non meno assurda parola onesta di Putin. Giappone è iniziato alle 13 ora locale, alle 6 in Italia, lo scarico nell'oceano delle acque radioattive trattate contenute nelle cisterne della centrale nucleare di Fukushima. L'operazione segue l'annuncio del governo di Tokyo fatto inizio settimana, nonostante le proteste dei paesi vicini per le possibili conseguenze sull'ambiente. Immediata la reazione della Cina, che ha definito la decisione estremamente egoista e irresponsabile. È in corso un genocidio contro 120.000 armeni che vivono nel Nagorno-Karabakh. La denuncia di Luis Moreno Campo, fondatore della Procura della Corte Penale Internazionale, che insieme a un gruppo di giuristi chiede di accendere riflettori sulla regione del Caucaso meridionale di lingua armena. Italia politica, la Premier Meloni lascia oggi la Puglia di attesa a Roma, dove dalla prossima settimana entrerà nel vivo la ricognizione tra i vari ministeri per la finanziaria. Abbiamo davanti un orizzonte di legislatura di 5 anni, ha detto la Premier. Migranti, la leader di PD, Elly Schlein, attacca la Meloni dopo il fermo amministrativo della nave Open Arms per aver violato il decreto Piantedosi. Il governo costituisce il reato di solidarietà. Immediata la replica della Premier: facciamo solo applicare leggi e principi che esistono da sempre in ogni Stato. Non è consentito agevolare l'immigrazione illegale e favorire direttamente o indirettamente la tratta di esseri umani. Lo stupro di Gruppo Palermo, il garante della privacy mette in guardia sulle conseguenze anche di natura penale della diffusione e condivisione dei dati personali della vittima e dell'eventuale video realizzato. 6 dei 7 indagati, ora in carcere a Palermo, hanno intanto chiesto di essere allontanati dall'istituto perché oggetto di minacce. Meteo, ancora temperature oltre la media del periodo e afa fino a domenica, oggi 17 città col bollino rosso, poi un ciclone che si attiverà sulle isole britanniche e farà crollare le temperature anche di 15 gradi a partire dal nord Italia, portando forti temporali e grandine già da domenica sul nord per poi coprire tutto il paese all'inizio della settimana prossima. A rientro da fare vacanze gli italiani toccheranno con mano i rincari anche sul fronte della scuola. Secondo Federconsumatori, i costi del materiale scolastico registrano un aumento medio del 6,2% rispetto al 2022. Complessivamente la spesa per il corredo scolastico ammonterà quest'anno a circa 606 euro per ciascun alunno. La notte del 24 agosto 2016, il terremoto in centro Italia, il sisma causò la morte di 299 persone, 237 ad Amatrice, 51 ad Arquata, quasi tutte nella frazione di Pescara del Tronto, e 11 ad Accumoli. Gli sfollati furono 41.000, con un danno complessivo di 28 miliardi di euro. A 7 anni da quel tragico evento si continua a ricostruire. È pronta la prima mappa completa del cromosoma maschile Y, l'ultimo dei cromosomi umani che non era stato ancora interamente decifrato. La nuova sequenza permette di colmare le lacune su oltre il 50% della lunghezza del cromosoma, aggiungendo 30 milioni di nuove lettere al genoma umano. Il risultato è pubblicato su Nature e potrà avere importanti ricadute contro l'infertilità e i tumori. Ultimo saluto a Toto Cutugno. Oggi alle 11 a Milano, nella Basilica dei Santi Nereo e Achilleo, saranno celebrati i funerali del popolare cantante, morto martedì all'età di 80 anni, commozione in tutta Italia per la scomparsa dell'indimenticabile autore, interprete di brani entrati nella storia. Una perdita troppo grande, ha detto Pippo Baudo. Prosegue Rimini, il meeting per l'amicizia tra i popoli, tanti gli appuntamenti culturali e le presentazioni di libri. Tra i temi di oggi, la cooperazione internazionale, la questione climatica, il rapporto tra donne e lavoro e i problemi legati alla mobilità nelle città. Cresce l'attesa per l'arrivo del presidente Mattarella. Da oggi nelle sale cinematografiche di tutta Italia esce il film Io sono tuo padre di Mathieu Vadepied, il racconto dei soldati che dalle colonie francesi in Africa sono stati arruolati, spesso a forza, e inviati al fronte durante la Prima Guerra Mondiale. Tra guerra, malattie, freddo e stenti ne morirono oltre 30.000. Sport e calcio, riparte oggi la Conference League con una sfida Fiorentina Rapid Vienna nella capitale austriaca. Vietata la trasferta ai tifosi viola a causa di una squalifica della UEFA relativa alla passata edizione della Conference. È tutto per ora, prossimo appuntamento alle 12, grazie per averci seguito, a più tardi.